La parola che oggi risuona dal silenzio è la parola spontaneo. Questa parola è una delle parole più di moda in questi tempi. Quante volte la sentiamo e quante volte la utilizziamo? E diventa questa parola quasi una cifra per poter valutare, la bellezza, di un'esperienza. Noi valutiamo e apprezziamo tutto ciò che è spontaneo. Le nostre relazioni devono essere spontanee, le parole devono essere spontanee, gli atteggiamenti devono essere spontanei, perché se non sono spontanei diventano artificiosi, diventano artefatti, diventano ingessati. E quindi intoniamo l'inno della spontaneità. E diamo però a questa parola il significato di ciò che mi viene così improvvisamente, ciò che mi viene all'improvviso, ciò che mi viene naturale, spontaneo è così come mi viene, come mi capita, non è qualche cosa ragionata, pensata, riflettuta, organizzata, no, perché questa sarebbe artefatta, questa perderebbe la sua spontaneità. E dunque tutti desideriamo entrare in relazioni con persone spontanee e fare esperienze che siano in qualche modo esperienze colorate da questa vivacità della spontaneità. Il problema è che questa spontaneità, ce ne rendiamo conto, a volte ci gioca dei tiri mancini. E quindi tutto ciò che magari è spontaneo e facciamo spontaneamente poi si ripercuote negativamente contro di noi. Abbiamo detto spontaneamente una parola, poi magari dobbiamo morderci la lingua perché quella parola ha infastidito qualcuno. Abbiamo assunto un atteggiamento spontaneo pensando di far bene, pensando di essere noi stessi e magari quell'atteggiamento spontaneo si è rivolta contro di noi perché magari le persone che ci vedono cominciano a giudicare e magari anche malevolmente. La spontaneità dunque si rivela come un'arma a doppio taglio. E pur nonostante consapevoli della difficoltà e dei tiri mancini che la spontaneità può farci, nel nostro mondo comunque la spontaneità è qualcosa di importante a cui nessuno facilmente vuole rinunciare. E prende ogni campo dell'agire dell'uomo, diventa quasi un atteggiamento onnicomprensivo, anche per quanto riguarda la fede. Noi vorremmo una fede spontanea, non una fede che sia opprimente o che sia regolata da norme, da atteggiamenti. No, spontaneamente, quando te la senti, quando hai voglia, quando ti pare, quando te la senti vai a messa, quando hai voglia preghi, quando te la senti entri in rapporto con Dio e quando no si fa a meno, perché il rapporto con Dio deve nascere spontaneamente, deve essere naturale, deve essere una cosa che tu senti, non il frutto di una imposizione. E così spontaneo diventa il contrario di imposto, di imposizione. Ebbene, se le cose fossero così, sarebbe abbastanza semplice risolvere i nostri problemi. E però, se noi diamo un'occhiata al nostro vocabolario etimologico, ci rendiamo conto che la parola spontaneo ha tutt'altro significato, ha un'altra dimensione. E cito qui, tanto perché viviamo a Rieti e lo conosciamo bene, almeno per sentito dire, Terenzio Varrone ricordava che il termine spontaneo deriva dal verbo spondere, che significa promettere. E la parola promettere significa offrire in favore di qualcuno, mettere qualcosa dinanzi a qualcuno per il bene di qualcuno. Ora voi capite bene come è molto diverso il significato.
una cosa, una realtà è spontanea non perché ci viene così come capita, ma perché risponde a un bisogno, a un atteggiamento molto preciso, e cioè all'atteggiamento dell'offerta, dell'offrire, del mettere qualche cosa, del regalare qualche cosa in favore di qualcun altro, di mettere forse innanzitutto se stessi a favore, a servizio di qualcosa o di qualcuno. Allora la spontaneità è qualche cosa che ci interpella personalmente e ci interpella in modo serio, non per fare quello che vogliamo, come ci pare, ma per essere noi stessi e per poter offrire agli altri il meglio di noi stessi, per avere, sentire che in fondo la nostra vita è dedicata a qualcosa, a qualcuno, è promessa a qualcosa e a qualcuno. Il massimo della spontaneità non è fare come ci pare, ma è vivere nella fedeltà la promessa fatta, la parola data. È spontaneo colui che è fedele alla parola data, colui che ha una parola affidabile, colui di cui ci si può fidare, e ci si può fidare perché ha pensieri e atteggiamenti positivi nei nostri confronti, nei confronti della vita, nei confronti delle situazioni che ciascuno di noi vive. La spontaneità, dunque, è qualcosa di più grande, è qualcosa di più profondo, è di qualcosa di più bello. Certo, il nostro mondo ha bisogno di spontaneità, ma non di quella spontaneità banale, superficiale, come dicevamo all'inizio, di facciamo quello che ci pare, ma la spontaneità di uomini e di donne che sanno essere uomini e donne di parola, che sanno mantenere la parola data, uomini e donne che hanno parole, che sanno promettere doni, offerte, regali, che sanno promuovere la vita e mettersi al servizio della vita degli altri con fedeltà e con impegno.